segretaria vice per la prima volta a Messina in Sicilia. Sì, per la prima volta per motivi politici. In realtà la Sicilia è la mia meta preferita per le vacanze, per salutare gli amici, perché questa è una delle, dei luoghi che amo di più dell'Italia. Sono qui perché credo che sia importante che il Partito Nazionale sia presente in una provincia importante, di una regione molto importante e strategica per tutta l'Italia. C'è in ballo un progetto per gli amministratori, c'è la consapevolezza diffusa nel Partito Democratico e nella società messinese di quanto il nostro ruolo rispetto al malgoverno di alcune istituzioni locali possa essere fondamentale, e quindi io sono qui per dare un segnale di rilancio di un percorso che deve essere un percorso tanto tanto aperto nella società. Noi stiamo dentro un partito per le persone, non sono le persone che devono stare dietro al partito, siamo noi che vogliamo con le nostre proposte, la nostra attività e anche i nostri comportamenti stare con le persone. Ecco. Stare con le persone significa avere un partito diverso, un partito organizzato, non un leader unico che governa da solo, avere le tessere, i circoli aperti, la discussione. Innanzitutto questo è uno dei punti che ogni tanto leggiamo di critica nei confronti di Zingaretti. Zingaretti è un leader che decide, ma sempre e comunque dopo avere ascoltato e approfondito le situazioni. Scegliere di cambiare il Partito Democratico, lo dirò fra poco, è come scalare l'Everest col passo del Montanaro. Noi dobbiamo avere il passo del Montanaro, siccome qui vicino voi ci avete l'Etna, un po' di montagna ve ne intendete. È un passo continuo, regolare, che tutti i giorni instilla una goccia di cambiamento dentro ad una situazione, quella del Partito Democratico, che ha vissuto e che continua a vivere in molti territori in momenti di grandi difficoltà. In più domani all'Assemblea Nazionale lanceremo il progetto attraverso la Commissione Nazionale Statuto per rivedere anche l'organizzazione del partito e renderla più simile alla società nuova nella quale viviamo. Questo è uno statuto che ha ormai 11 anni e l'Italia in questi 11 anni è tanto cambiata. È il Partito Democratico che deve essere capace di stare dentro ai cambiamenti della società per evitare di arrivarci in ritardo, come purtroppo in alcuni casi è già successo.